io non vendo alcol, ripeto, non vendo alcol, non vendo niente, solo un semplice panino, un gastronomia, panini, pizza, kebab, niente altri. Quindi se mi fa chiudere ora di cena, vuol dire che io l'opportunità di fare qualche incasso per poter andare avanti non ce l'ho. Oggi stesso, io da domani, ho fatto un licenziamento da 3 dipendenti, quindi ho 3 dipendenti che ora a casa. Ecco il primo effetto dell'ordinanza di chiusura serale firmata dal commissario Stelo per 11 attività di Piazza Dante a Viareggio. Licenziamenti e probabilmente chiusure di molti tra kebab e bar che dovranno restare chiusi all'ora di cena fino a dopo Carnevale. Un provvedimento ingiusto, si difendono gli esercenti del piazzale della stazione, quasi tutti orientali o nordafricani, che non negano l'emergenza criminalità, ma criticano il metodo e il merito dell'ordinanza. Tutti quelli che sono chiusi sono delle attività straniere. Allora, il motivo perché noi, a causa nostra, che ci sono tutti questi disastri in piazza, questa è la mia domanda. Quindi se noi chiudiamo, vuol dire che le criminalità, le delinquenti che sono in giri, non si trovano più? No, si spostano. Per adesso è escluso un ricorso al TAR per impugnare l'ordinanza, troppo costoso e troppo lenti i tribunali, ma si chiederà un incontro con il commissario Stelo. Bisogna consultarsi con le parti. Cioè, io non posso sentire semplicemente la voce della questura. Le parti sociali, gli esercenti, vanno sentiti come vanno sentiti giustamente i comitati. Chiudere un locale, cioè una luce che è nella piazza, che dà, è deterrente e dà anche un lume di sicurezza, insomma, di attenzione, secondo me è sbagliato. Io incentiverei i locali ad aprire fin tardi. Il problema è chi vende alcol e non siamo noi, concludono i kebabari riferendosi al bar della stazione gestito da Viareggini, che non è interessato dall'ordinanza. Andrebbe risolta, ma cioè, c'è altre maniere di risolverla, ma non andare addosso, secondo me, all'attività e chi lavora, chi. Cioè, quella è proprio, secondo me, la cosa pessima. Chiudendo non penso si risolva il dilemma, no? Penso, eh.